dico proprio complimenti. Soprattutto la seconda poesia, perché la pace la dobbiamo perseguire in modo proprio totalizzato. Io sono stata invitata da Angela e ho aderito volentieri, perché mi ha detto: guarda, parliamo del territorio e dell'importanza del territorio sulle sue varie sfaccettature. Io ho detto: beh, a me piacerà mettere in risalto il valore del territorio nella scuola, perché comunque i genitori rappresentano il primo ponte tra insegnanti, alunni e il territorio. Quindi il territorio, attraverso i genitori, le associazioni, eccetera, partecipa all'apprendimento dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi. Io volevo soffermarmi su due concetti. Uno viene dall'Europa, perché l'Europa, nonostante tutto, si deve migliorare, però è comunque una fonte di tante normative a cui noi poi ci dobbiamo adeguare, peraltro innovative. Una di queste, non la voglio sempre ricordare, è del 2006, una direttiva europea che ci dice: cari stati d'Europa, nell'istruzione dovete perseguire ormai, chiaro, con la, diciamo, simbolica caduta del muro di Berlino, inizia un'era che è quella digitale, dell'informatica, che noi stiamo vivendo, anzi forse ci stiamo perdendo pure in tante cose, loro come Riccardo ormai saranno già esperti. Super nativi digitali. E dice, ci dice l'Europa: care scuole di tutte le nazioni, dovete perseguire, siccome questa era digitale, ci disperde un po' tra mille milioni di informazioni che non sappiamo neanche se sono vere, dritte, da chi vengono, no? Ma se andava in biblioteca, c'era il bibliotecario, che era un filtro, no, fra le informazioni. Adesso ci passano davanti. E dice: dobbiamo perseguire 8 competenze chiave di tutti gli stati europei per essere, diciamo, in sintonia con il territorio che ci circonda, poi esse in questo borgo fai di Latina, ma anche la provincia di Latina, la regione dell'Italia, l'Europa, il mondo, perché la cittadinanza diventa sempre più ampia. E dobbiamo sapere la nostra lingua, in questo caso l'italiano, dobbiamo saper comunicare con le lingue straniere, c'è un cellulare che se si può spegnere, ma prendere comunicare nelle lingue straniere, quindi caro Riccardo, voi piccoli di oggi ci avete proprio già un gran bel da fare, che noi facevamo una vita più sempliciotta, devo dire. Sapere le lingue straniere, insomma l'inglese, perché il mondo va verso l'accordo di Schengen stesso, la mobilità, deve essere mobile, devi sapere anche le lingue, devi sapere la matematica e le scienze, perché la matematica piace a tutti. Devi sapere la matematica e le scienze, perché la matematica è un linguaggio che ci fa capire logica, capite tante situazioni. Devi avere competenze digitali. Il filosofo Bertrand Russell diceva che la matematica è un linguaggio diverso, sì. E poi bisogna imparare ad imparare, ecco, questa è una cosa che ci dice l'Europa, superando ogni record che c'è al parole oggi, ogni record che esiste. Quindi competenze digitali, competenze sociali e civiche, perché i bambini, dice l'Europa, devono cominciare a abituarsi a imparare da soli anche, no? Quindi l'insegnante non è più colui che detta quello che tu che ti devi mettere in testa, ti dà degli strumenti anche per imparare da soli. Quindi questa cittadinanza,
questo territorio entrerà dentro di noi quando queste otto competenze le cominciamo a proporre. Dice l'Europa, attenti, ci vogliono anche le competenze sociali e civiche, perché oggi più che imparare a memoria tante cose come facevamo forse noi, serve competenza sociale, perché già l'Europa si è accorta che il cellulare, il computer ti porta un po' alla solitudine, perché è vero che ti fa stare a contatto con il mondo, però un contatto delle volte fibero, quindi non superare, superficiale, quindi dice l'Europa, fate i lavori di gruppo in classe, portateli a fare delle uscite finché stiano insieme, collaborino i ragazzi. E poi adesso va di moda l'educazione civica, no? Perché proprio il territorio noi lo dobbiamo rispettare attraverso l'educazione civica, che c'era, poi non c'era più, eccetera. Adesso c'è comunque, perché si fa a scuola, cittadinanza e costituzione, quindi diciamo che è vero non si fa. Cioè, e poi dice sempre l'ultima competenza, spirito di iniziativa. Quindi sono tutti compiti molto difficili, perché quando noi andavamo a scuola eravamo spugne da riempire, invece adesso i ragazzi, già da piccoli, i bambini, quindi devono cominciare ad avere queste cose importanti, insomma, no? E da sociale vuol dire spirito di iniziativa, vuol dire che l'alunno che è più timido si deve in qualche modo esortare, far sì che, ma non è che fai esortare l'alunno, scusa Francesco, non devi essere timido, no, cioè non si fa così, però creare le condizioni della classe con la didattica affinché tutti siano protagonisti dell'apprendimento. E questo è un aspetto del territorio, perché la scuola non è più concepita come una serie di cose che si devono mettere nel cervello, ma invece è la capacità di stare insieme e quindi quando la scuola fa dei progetti nelle classi, fuori dalle classi, con le associazioni, sono tutti modi in cui i ragazzi vengono in contatto con il territorio in maniera, diciamo, però l'associazione Pippo Paolo ci vanno pure da soli, no? Perché quando una cosa si fa a scuola, si fa con intenzionalità, con una progettualità, niente è legato a caso, perché i genitori poverini sono la prima agenzia educativa, ma fanno quello che possono, invece la scuola deve fare quello che deve fare, che le leggi impongono di fare con professionalità. Quindi le competenze dell'Europa per la cittadinanza. E poi un'altra cosa che mi piace ricordare è che sempre l'Europa, che poi è stata recepita nel 2013 con un decreto legislativo anche in Italia, ci dice che a scuola si dovrebbe valutare non solo quanto sai ridurre le frazioni minime termine, questo fa la terza, non solo come si fanno le addizioni, le sottrazioni, le divisioni, no, la scuola dovrebbe, e quindi le discipline di studio, la scuola regola dice qual è l'apprendimento formale, quello che la legge ti dice, i programmi ti impone, poi si dovrebbe anche far valutare il non formale e l'informale, ecco queste tre cose che sempre l'Europa ci invita a fare, sempre ti legano col mondo, col territorio, perché il non formale è, cioè se tu frequenti un'associazione, di volontariato, eccetera, questa cosa deve essere importante pure per l'insegnante di matematica, perché comunque lì assumi, impari delle competenze che stanno in sua casa, non lo fai. Quindi è addirittura l'informale, quello che uno impara con gli amici, al bar, nelle situazioni. E c'è sempre da imparare oggi, siamo circondati da informazioni e quindi ogni cosa può essere che la scuola dovrebbe anche quelle prenderle in considerazione. Quindi con questo concludo.
cioè la scuola è, sembra un mondo, una casa di mattoni chiusa, e invece deve essere un polmone che respira con l'aria che è fuori, che fuori ha ossigeno, che deve entrare nelle classi, nella vita quotidiana, perché la cosa, ecco, che dice appunto molti filosofi, eccetera, che oggi con quest'era digitale siamo un po' naufraghi in mille informazioni che insomma delle volte noi adulti non sappiamo neanche bene dire ai bambini cosa deve fare, perché è la prima volta che noi bambini vecchi non hanno chissà quanto da insegnare ai giovani, perché i giovani sono lontani, forse non li capisci, no? E quindi ecco, penso che anche fare l'insegnante, lo vedo qua anche insegnante, è anche un mestiere difficilissimo, proprio perché c'è questa complessità del mondo. Grazie.